Benvenuti o bentornati su Glasses Giraffe. Oggi siamo sempre in compagnia di quella parte della grammatica condita da un po' di magia, quindi la grammagica, e parleremo del complemento oggetto. Abbiamo fatto già dei video, abbiamo visto insieme che cos'era la frase minima. Beh, la frase minima l'abbiamo visto è l'azione, quindi il verbo, più il soggetto che può essere sia espresso sia non espresso. Beh, il complemento oggetto è l'oggetto a cui fa riferimento il verbo e come domanda guida ha il che cosa, quindi verrà indicato che cosa svolge l'azione, non chi svolge l'azione, che è il soggetto. Con un esempio ci viene tutto più facile. Pensiamo ad un verbo che conosciamo bene, il verbo mangiare. Chiaramente, se penso a mangiare o se penso a bere, posso sempre chiedermi mangiare e bere che cosa? Nel senso, Carlo beve. È una frase minima? Certo, abbiamo l'azione, beve, e abbiamo un nome, un soggetto in questo caso, che corrisponde alla domanda chi beve? Beh, attenzione, Carlo. E poi possiamo dire che cosa? Un succo, una cioccolata calda, dato che si stanno avvicinando dei giorni abbastanza freddi. Quindi possiamo indicare appunto l'oggetto che beve Carlo. Quindi l'oggetto della nostra azione. Il complemento oggetto è il primo complemento con cui veniamo a contatto. Perché? Perché è anche il più facile da spiegare. Attenzione però, andremo a scoprire che solo alcuni verbi possono avere il complemento oggetto. Altri verbi invece reggeranno complementi indiretti.